E noi questa puntata la cominciamo esattamente da dove l'abbiamo chiusa ieri, parlando di che cosa? Dei mondiali antirazzisti che a Castelfranco Emilia, provincia di Modena, radunano quasi 200 squadre che fino a sabato useranno lo sport come strumento di conoscenza e di dialogo, perché poi la storia di Fermo con questo omicidio in qualche modo mischia anche il razzismo ad ambienti di alcune tifoserie, e almeno questa è l'impressione. E saluto, proprio torniamo esattamente a dove eravamo ieri pomeriggio con tanta leggerezza. Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, che organizza mondiali antirazzisti, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori. Ieri ci siamo salutati con un sorriso, con la speranza, e invece stava accadendo qualcosa che poi ha toccato tutti, ma in particolar modo a voi che fate dello sport un luogo di dialogo. Sì, purtroppo questa notizia arriva come un pugno fortissimo allo stomaco, non può essere diversamente, dei mondiali antirazzisti. E noi però abbiamo voluto lanciare subito un segnale, un comunicato stampa, e ancora una volta non soltanto come elemento simbolico, ma proprio perché, voglio dire, questo è il tratto distintivo, l'antirazzismo e la convivenza tra i popoli. Dedicheremo a Emmanuel la Coppa Invisibili, che è la coppa che i mondiali antirazzisti assegnano a coloro i quali, per qualsivoglia motivo, non siano riusciti a raggiungere i mondiali e vivere questi giorni in piena serenità, in piena tranquillità. Purtroppo questo non è potuto accadere neanche a Emmanuel, che è arrivato nel nostro paese, è stato accolto, un richiedente asilo, e purtroppo è andato incontro a quella tristissima realtà e a quella tragedia. Senta, anche ieri abbiamo trasmesso la vostra speranza, però ci sono momenti in cui davvero è difficile aggrapparsi alla speranza. Spes contra spem. Esatto, noi comunque non molliamo, c'è chiaro una situazione, c'è la necessità, e noi come WISP, ecco, non realizziamo la nostra posizione dell'antirazzismo nei mondiali antirazzisti, come voi sapete, come il paese sa e come l'Europa e il mondo sa. Noi attraverso i mondiali antirazzisti vogliamo semplicemente dire che questo è un appuntamento particolare, può essere la somma degli appuntamenti sui mondiali antirazzisti, ma noi costantemente siamo un'organizzazione che vuole costruire ponti, vuole costruire speranza. I mondiali antirazzisti sono comunque una speranza, un punto, un luogo dove si farà anche un confronto culturale nei nostri dibattiti, e rilanceremo il messaggio che il razzismo in questo paese non passa. L'Italia non è un paese razzista, nonostante alcune posizioni di alcuni partiti politici, di alcune organizzazioni o di magari individualità come in questo caso, ma per quanto dice anche il parroco forse non si tratta neanche di individualità. Noi saremo vigili, siamo le sentinelle dell'antirazzismo e dell'antidiscriminazione, un'organizzazione sociale di sport che continuerà a fare questo. Vincenzo Manco, 5.000 giovani arrivati da tutta Europa, che reazione c'è stata a livello emotivo? È una reazione forte da questo punto di vista, perché abbiamo subito messo in relazione, qui sono rappresentate 70 nazionalità, abbiamo messo subito in relazione un po' di rappresentanti delle squadre, e abbiamo condiviso appunto con loro sia la scelta di dedicare la Coppa agli Invisibili e soprattutto anche le parole che abbiamo poi scelto di condividere per fare il comunicato stampa e manifestare ancora una volta la posizione dei mondiali antirazzisti verso Emmanuel, la sua famiglia, la sua compagna, che tra l'altro, leggendo anche la storia della stessa compagna, aver perso la figlioletta durante la traversata, cioè, insomma, tragedia su tragedia. I genitori anche, di entrambi. I genitori nell'attentato di Boko Haram, esattamente. Sono, ripeto, un forte pugno nello stomaco, ma anche la ferma volontà di reagire e di non mollare, quindi di continuare ad essere, se vogliamo, ancora più radicati come organizzazione, con iniziative sportive sul territorio, nel rapporto con le istituzioni e con le reti sociali, per continuare a dire no, che la violenza e il razzismo in questo paese, per la WISP e per le persone di buona volontà, mi verrebbe da dire, che costruiscono ponti e speranze di convivenza civile, non passerà. Senta, questo ci siamo detti. Voglio condividere con lei il primo messaggio SMS della giornata, arrivato al 335-699-2949. Siete vomitevoli, ce l'ha con lei, ce l'ha con noi. Però ogni giorno c'è questa buona. No, non ci fermiamo a questo. Esatto, e siccome noi non prendono paura rispetto a questi messaggi nella maniera più assoluta. Senta, siccome noi non ci fermiamo, voglio dire, non è lo spettacolo che va avanti, la vita va avanti, anzi la battaglia va avanti. I mondiali antirazzisti, oggi c'è stato il fischio d'inizio per quanto riguarda il calcio. Sentiamo un attimo. Ready?
ai mondiali antirazzisti 2016, su mondiali antirazzisti 2016. È saltato il tappo della bottiglia, la festa in qualche modo è cominciata. Sì, è cominciata e continuerà ad andare avanti, anche per dimostrare appunto a persone che si permettono di fronte a queste tragedie ancora una volta non tanto di sottovalutare ma di non considerare minimamente il valore della vita umana. Il valore della vita umana è scolpita nel riconoscimento dei diritti umani in questo mondo. Noi continueremo a stare accanto a queste persone, continueremo a stare accanto a tutte quelle persone che chiedono legittimamente e sentono il bisogno legittimo di vivere, di trascorrere una vita migliore. Vincenzo Manco, noi la ringraziamo, le ribadiamo il nostro abbraccio, il nostro in bocca al lupo di ieri. Presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, a Castelfranco Emilia sono cominciati i mondiali antirazzisti, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi ancora, grazie mille.